Hai bisogno di lavorazioni di ferro battuto per cancelli, recinzioni e serramenti? Sergio Faccio Russo. Il nome è l'officina giusta per non avere rimpianti. Precisione e competenze a Manfredonia. Telefono 338 8962 300. Problemi all'impianto del gas, al camino, alla stufa a pellet, al condizionatore? Salvatore De Michele, la soluzione sicura e tempestiva. Recati presso la sede in via Aldo Moro 39 a Manfredonia o chiamalo al 368 3432 022 anche per la verifica all'impianto prevista dal regolamento comunale. La serietà, la puntualità e la competenza. Elvio Colletta, agente procuratore di Unipol SAI. Assicurazioni a Manfredonia, in via Santa Restituta 1. Recapiti telefonici direttamente allo 0884 583923 e 349-4031-820. Elvio Colletta, il tuo agente di fiducia. Come titola il programma sportivo di Manfredonia TV, dell'emittente che ricordo trasmette dal canale 93 del digitale terrestre. È ripreso, domani riprende il campionato, ci sarà una giornata importantissima come saranno tutte quelle da qui alla fine, sette giornate che decideranno, perché di fatto non si è deciso ancora nulla né in testa né in coda, deciderà chi andrà in Lega Pro. E la sfida pare che sia proprio fra Virtus Francavilla e Taranto, e chi dovrà lasciare la Serie D, la quarta serie nazionale, per approdare poi ai tornei di eccellenza regionali. E qui non si ancora neanche la sorte del Gallipoli ormai è stata decisa, perché comunque la squadra di Germano, l'abbiamo visto a Manfredonia, è una squadra viva, è una squadra assolutamente intenzionata a vendere carissima la pelle su ogni campo, ed è quello che sta facendo anche nelle ultime settimane la squadra leccese. Quindi tutto da decidere, e saranno questi 630 minuti a decidere le sorti della stagione. Per discutere di questo e per presentare la giornata di domani, io non riesco a sfuggire agli avvocati, eppure stasera ho due illustri avvocati di Manfredonia. Parlo di Antonio Castriotta, che ovviamente ringrazio perché ormai è di casa, ma qui parlando di sport. Ciao Antonio, un saluto a tutti i nostri telespettatori. E questa sera è tornato, e questo ovviamente ci fa molto piacere, Michele Totaro, espertissimo, competente, dal quale sentiremo delle notizie importanti riguardo non solo il Manfredonia. Allora, cominciamo con l'ultimissima notizia, perché è proprio delle ultime ore sui media, su WhatsApp, sui social, è girata la notizia della penalizzazione. Ormai è ufficiale che il Manfredonia di fatto ha avuto una penalizzazione di un punto per la vertenza d'Ambrosio, risolta con ritardo, e quindi i punti in classifica del Manfredonia sono 34, non più 35. Antonio, era nell'aria, si sapeva, mancava solo la formalizzazione, è arrivata. La cosa che dispiace, insomma, che chi ci sia di mezzo, una delle bandiere del Manfredonia Calcio, che è Michele D'Ambrosio, che ovviamente non c'entra nulla, perché comunque le competenze vanno riconosciute a tutti. Sì,
giustamente, come hai evidenziato, dispiace che si sia arrivati a tanto. Purtroppo questa società naviga a vista, quindi lo sappiamo, ogni anno c'è lo stesso, il solito problema di reperire i fondi per poter far fronte alle adempienze contrattuali. C'è stato questo problema con D'Ambrosio, speriamo che non si verifichi l'anno prossimo per altri calciatori, perché sappiamo benissimo, è un fatto notorio, che il Manfredonia la società non sta erogando gli stipendi ai calciatori da novembre, e quindi speriamo che a fine campionato tutti i calciatori possano ricevere i loro emolumenti in maniera tale da evitare poi eventuali vertenze che potrebbero poi portare delle penalizzazioni per l'anno seguente. Detto questo, noi ragionavamo in termini pratici già diverse settimane fa, allora quando anche i calciatori del Manfredonia all'interno dello spogliatoio ragionavano in termini pratici, quindi scomputando già da qualche settimana quel punto di penalizzazione che, seppur non ufficialmente comunicato, in via ufficiosa si sapeva che la società avrebbe ricevuto il punto di penalizzazione per la nota vicenda D'Ambrosio. Niente, non cambia. Io invito la regia a mandare un attimo la classifica, perché comunque davvero io mi auguro che non sarà decisivo questo punticino, però davvero in pochi punti, in 5 punti ci sono 9 squadre, e tra queste c'è pure il Manfredonia, quindi Michele, davvero speriamo che questo punto non ce lo portiamo sul groppone fino alla fine, perché comunque, oddio, Manfredonia ha margini e modi, perché comunque davvero c'ha tante gare casalinghe, a cominciare da quello domani dove potrebbe fare bottino pieno, però è un punto che pesa in questo momento della stagione. C'è pure questa stranezza, poiché queste cose sono cose che risalgono all'anno scorso e che una squadra è costretta a pagare l'anno successivo. Io il sinistro precedente del campionato 2008-2009, allora quando per il punto di penalizzazione subito per vicende legate al mancato pagamento dell'IRPEF fummo costretti ad andare a farci il play-out contro l'Isola Liri, quindi io spero che la cosa non si verifichi, perché sarebbe oltremodo pericolosa. Io, alle considerazioni fatte dal collega, dall'amico Antonio, aggiungerei un discorso più strutturale, come purtroppo diverse volte ho fatto. Il problema non è tanto la navigazione, il problema è proprio la mancanza di un progetto, la mancanza di una visione, e questo modo raffazzonato, questo modo assolutamente improponibile di fare calcio. Perché io da appassionato ho seguito il Manfredonia e me ne vanto quando l'ingresso al campo sportivo era gratis, cioè la gente non sarebbe andata al campo sportivo nemmeno gratis. Ho ho avuto il coraggio di metterci la faccia sempre, ho avuto il coraggio di essere tra i 28 temerari di Grottaglie nel lontano 1993, ultima partita spareggio drammatico con Grottaglie, siamo rimasti in eccellenza grazie a un gol di Varrecchia e l'abbiamo visto le streghe. Quindi il fatto che si debba ripartire dalla terza categoria può spaventare altri, non spaventa il sottoscritto. Il Manfredonia non andava a vedere in C1, ma andava a vedere in prima categoria, ma andava a vedere anche in terza. Io non mi auguro niente, però certamente non è assolutamente, secondo me, salutare, nemmeno per il nome della città, che qualcuno debba pensare che il Manfredonia sia una cosa sua, a scapito di un'intera collettività. Anche perché, ripeto, se in 5 punti c'è mezzo campionato e di partite ne mancano ancora 7, la cosa ti deve far pensare. Abbiamo il calendario favorevole, ne abbiamo 4 in casa, però sai, in queste condizioni, con una squadra che si allena poco,
per le note vicende, e anzi... Beh, ha saltato questa settimana, sì. Ma per il resto si allena... Sì, problemi logistici, poi con che spirito, che abbiamo visto anche a Biceglie, con che spirito poi si affrontano le situazioni, perché è inutile che ci giriamo intorno, i problemi ci sono. E allora poi, se vogliamo continuare a fare i verginelli, se vogliamo continuare ad avere le fette di prosciutto, anzi, le cosce di prosciutto davanti agli occhi, però io credo che ci siano problemi veramente seri, e sarebbe il caso che qualcuno riflettesse forse sull'opportunità veramente di togliere, diciamo così, il disturbo. Antonio, che ci siano problemi lo rivela anche il fatto che stiamo perdendo pezzi per strada, insomma, è l'ultima notizia, che quella di De Vita non è rientrato da Brindisi, nessuno si è accorto che è sparito Ludovico Palumbo, che è andato via, anche sono andati via altri ragazzi, probabilmente qualcosa qualche sofferenza c'è, però dobbiamo anche tenere presente il periodo che stiamo attraversando, la crisi che sta attraversando. Ed è degli ultimi giorni, anche invito la regia magari a mandare la slides, che c'è addirittura una squadra di Lega Pro, il Rimini Calcio, che sta in condizioni peggiori di quelle del Manfredonia, addirittura stipendi a rischio lo sfratto, e i calciatori addirittura si sono lamentati perché non hanno neanche più dei sanitari che li seguono, non sanno più dove andare a dormire perché comunque non sono pagati gli alberghi e i ristoranti per andare a mangiare, davvero situazioni drammatiche a Rimini. Quindi voglio dire, sicuramente quello che ha detto Michele in parte è vero, c'è una gestione un poco raffazzonata, però è pure vero che stiamo attraversando un periodaccio. No, io dissento un po' da Michele, cioè mi permetto di dire la mia. Io non sono dell'idea che si debba andare a vedere la terza categoria. Sì, da questo mi dissocio pure io, Michele, non me ne volere. Completamente, non me ne volere, ma io amo, diciamo, assistere a partite di calcio. Per me la terza categoria non rappresenta il calcio. Sono dei tornei che potrebbero tranquillamente essere in qualche modo organizzati dalla WISP. E tu da ex arbitro li conosci in qualche modo? Assolutamente, per me non esiste la terza categoria. Per me esiste il calcio a partire dalla Serie D. A partire dalla Serie D. Il resto per me non è calcio. Devo dissentire, l'amore per la maglia va a prescindere dalle categorie, dalle classifiche. Cioè, una cosa è l'amore per la maglia. Tutti la seguiremo anche in terza categoria. È l'approccio personale, infatti il mio umile approccio personale. Sul Rimini non sono nuovi i problemi in Riviera, perché già 2 anni fa il Riccione sparì dalla Serie D con Arturo Di Napoli, allenatore, che per un periodo pagò addirittura di tasca propria spese logistiche e stipendi, specie ai più giovani. Allora, non deve essere una scusa, perché qui c'è un sistema che va avanti da 6 anni. Adesso a me non interessa accusare nessuna, io non credo che sia una colpa vivere questo periodo. La colpa è tenere in ostaggio un'intera città, perché, testimonianze alla mano, qui c'è gente che l'anno della promozione è venuta a giocare perché unicamente ha avuto garanzie da persone terze, e non è possibile tenere una città di 60.000 abitanti ostaggio di poche persone. Adesso a me non interessa, a me non interessa, però è la realtà dei fatti, cioè non è che non possiamo più girarci intorno, la cosa è quella, poi non la vogliamo, cioè qui sembra il giochino... Tutto va bene, madama la marchesa, e si perdono pezzi per strada. Antonio, e poi sentiamo Massimiliano Vadacca. No, vabbè, da avvocato volevo semplicemente, a questo punto parlo da avvocato, manca il contraddittorio. Infatti. Non mi pare giusto a un certo punto affrontare una problematica che secondo me è più importante e seria, e quindi necessiterebbe del contraddittorio del Presidente. Di Antonio Zdang, che noi salutiamo, adesso è assente, quindi lui sa bene, però adesso mi permetto semplicemente di dire questo. Allora, io volevo in qualche modo minimizzare un po' i toni, perché la questione non la si può tanto semplificare e dire c'è una società, secondo me, questo è il mio punto di vista, che è ostaggio di una persona, deve fare le valigie e deve andare via, perché questa persona comunque sia... qualche anno addietro ha preso sulle spalle questa squadra, questa società, e dall'eccellenza in qualche modo è riuscita a portarla in Serie D. Ora, come abbia fatto con i contributi dei privati, con il contributo
del comune, sta di fatto che questa società, insomma, sono 3 anni che milita nel campionato nazionale dilettanti. Ora è evidente che c'è stata la defezione di qualche imprenditore nella cordata degli imprenditori che sostenevano economicamente Antonio Sdanga. Sappiamo benissimo che questa società si reggeva sul contributo sostanzioso del Comune di 120.000 euro, che attualmente è stato conferito soltanto parzialmente. Sappiamo che la scuola calcio, che comunque ogni anno portava aveva, non so, 300, quasi 300 ragazzi tesserati, ha avuto delle defezioni, poiché c'è concorrenza, c'è stata l'Accademia Calcio che ha portato via anche dei ragazzi, quindi c'è stato un decremento di quelli che erano gli introiti della società, e pertanto ci sono delle difficoltà che in qualche modo Antonio Sdanga dovrà cercare di superare, e quindi di chiudere la stagione saldando quelli che sono i debiti nei confronti dei calciatori, e sicuramente credo che da qui fino a fine stagione probabilmente si troverà la soluzione. Quindi qualcuno tra gli imprenditori... Antonio, Rete Smash ha detto che comunque potrebbe anche non finire la stagione se non arriva qualche soccorso. E appunto, io dicevo, sicuramente coloro, gli imprenditori locali che hanno a cuore le sorti di questa società, di questa squadra, che dovranno mettere mano al portafogli e in qualche modo cercare di aiutare... Michele, 15 secondi e vediamo... Sì, no, io non ho problemi. Allora, qui non si tratta di garantire il qui si tratta di prendere atto di una realtà obiettiva che è sotto gli occhi di tutti. Allora, io non nego nessun merito a nessuno, io semplicemente dico, se uno non ha più la forza, i mezzi, la volontà, non lo obbliga il medico. Addirittura, si vuole non finire la stagione, prego. Io non accetto, da sportivo, io non accetto che chi che sia mi venga a me, come a tantissimi altri sportivi, mi venga a dire, perché il discorso è questo, o mangi sta minestra o giù dalla finestra, ma nessun problema, il paese è spaccato, ma nessun problema, cioè non è che, cioè sta fuffa, deve finire, sta roba, non finisce il campionato, prego, cioè non ti rimpiangeremo mica, sia chiaro. Va bene, sentiamo Massimiliano Vadacca. Massimiliano Vadacca, allora, arriva il Picerno, la squadra che, se il campionato fosse cominciato a gennaio, sarebbe terza. Arleo ha rivoluzionato tutto, 15 punti in 8 partite, che temi di questa squadra, Massimo? Una squadra che sta in salute sicuramente, ha fatto parecchi punti, però secondo me dipende sempre da noi. Dobbiamo essere noi a fare la partita, a mettere intensità, e abbiamo le caratteristiche per metterli in grosse difficoltà. Massimo, la salvezza è a 7 punti, 8 punti, secondo te quanto è arrivata la quota salvezza? Qualcuno dice 42. Sì, può essere 42, ma ogni settimana può cambiare, anche perché troppi scontri diretti, dipende dai risultati, da tante situazioni, dunque da settimana a settimana può cambiare. L'importante per noi è cercare di fare il risultato domenica, di continuare a fare punti, cercando di arrivare a quella quota 41-42 che ti può sicuramente portare alla salvezza matematica. Massimo, hai recuperato Ivan, hai recuperato qualcun altro, lo stesso Pellegrino, che è successo a De Vita? Non abbiamo visto De Vita, e invece per Claudio non è ancora pronto. No, Claudio sicuramente dopo la sosta pasquale, per De Vita ha fatto una scelta dovuta a tante situazioni sue personali. Bisogna accettarla e condividerla. Quindi ha lasciato il gruppo, insomma? Sì, ha deciso di non venire. Dispiace, però ognuno ha le sue esigenze, i suoi problemi, ha le sue problematiche sia a casa, fuori, e dunque non bisogna giudicare una scelta di un ragazzo, e anche se non la condivido, perché a 20 anni non puoi, devi pensare soltanto a giocare e non pensare a tutto il resto. Massimo, chi vince il campionato? Adesso è dura, adesso secondo me chi ha più forza mentale può vincere il campionato. Il Taranto secondo me ha buone possibilità, perché
da troppo tempo non riesce a fare risultato. Adesso sicuramente le ultime partite le sfrutterà sicuramente e cercherà di avvicinarsi quanto prima per poi cercare di giocarsi nelle ultime partite. E in coda che succede, Massimo? Il Piceno è rientrato praticamente, Serpentara pure sta agganciando le altre. Adesso si è fatta ancora più corta, però secondo me se domenica facciamo la partita che dobbiamo fare e il risultato sarà dalla nostra parte, secondo me il Piceno lo possiamo ancora di più cercare di allontanarlo per la quota play-out, diciamo, per il terzultimo posto. E noi sicuramente facciamo i punti per cercare di raggiungere, come ho detto poc'anzi, la salvezza quanto prima. Massimo, è rientrato il problema degli stipendi, quella denuncia che hanno fatto i calciatori la settimana scorsa. Come sta il gruppo? Il gruppo ha deciso di fare quella scelta che condivido, perché è giusto far sapere come stanno le cose. Adesso è concentrata a raggiungere un obiettivo, perché l'obiettivo rimane sempre lo stesso, quello di cercare di far bene, soprattutto per noi stessi. Poi tutto il resto è di conseguenza, l'impegno l'abbiamo sempre messo, massima disponibilità, i ragazzi fanno tanti sacrifici e vanno aiutati soprattutto nei momenti difficili e spero che la gente capisca, specialmente nei momenti in cui la squadra soffre, come abbiamo sofferto in un certo periodo col Gallipoli, di starci vicino e di insieme di raggiungere un obiettivo per la città e poi di conseguenza per tutti. Poi i problemi secondo me si possono risolvere se si vuole. Bene, grazie Massimo. Grazie a voi. Bene, Massimo come al solito sereno, tranquillo. Antonio, l'abbiamo detto anche altre volte, questa è una delle migliori qualità di Massimiliano, quello di essere comunque sempre distaccato dai problemi, di essere freddo, lucido, anche quando magari potrebbe avere qualche piccola ansia, qualche piccola preoccupazione. No, grandissimo professionista, grande uomo e grandissimo professionista, non è una captatio benevolenzi. Massi è un amico. Era un grandissimo calciatore, ci ha dato tantissime soddisfazioni quando ha militato nel Manfredonia, nella serie professionistica, e adesso sta dando prova di essere un grande mister. D'altronde, dicendo che condivide la scelta dei calciatori di questa protesta che poi è rientrata perché non si sono allenati per alcuni giorni, per una settimana, sì, approfittando anche della pausa dovuta al torneo di Viareggio, perché c'è stata la rappresentativa di Serie D, ovviamente. Che ha fatto molto male, tra l'altro. Che ha fatto molto male. E chiaramente, pur avendo condiviso questa forma, tra virgolette, di protesta da parte dei calciatori, che chiaramente hanno il diritto ad essere pagati, però allo stesso tempo ci ha tenuto a precisare che i calciatori debbono impegnarsi comunque per raggiungere l'obiettivo della società, che è la salvezza. E sono più che convinto che in questi giorni, durante gli allenamenti, li ha motivati tantissimo affinché domenica questa squadra riesca in qualche modo a battere il Picerno e quindi aggiungere altri 3 punti che ci avvicinerebbero alla quota salvezza, che potrebbe oscillare tra i 40 e i 41 punti. Quindi. Sì, ormai 40 punti penso che non bastino più. Michele, molti si scordano comunque di tutte le vicissitudini che ha avuto la squadra quest'anno, e parlo dei vari infortuni di Vergori, di Colombaretti, il fatto che comunque la Porta, Gentile, lo stesso Colombaretti siano arrivati più tardi, Claudio Gentile, che per me è uno dei perni della squadra, uno che tra l'altro ricopre un ruolo importantissimo. Ultimo che De Vita, l'anno scorso è andato in doppia cifra, quest'anno invece ha avuto problemi pure lui fisici. Paghiamo la nostra classifica e pure il risultato di tutti questi contrattempi, Michele, o comunque perché la squadra, non dico che è da playoff, però non dovrebbe manco lottare per retrocedere, insomma. Una stagione strana, squadra dall'andamento schizofrenico. Forte con le prime della classe, debole con le squadre che stanno nel gruppone. Io credo che una stagione balorda come questa sia frutto di tanti fattori. Io insisto nel dire che i calciatori si sono allenati adesso poco per la questione legata obiettiva alle ragioni della protesta. Ammiro i calciatori per quello che stanno facendo comunque,
perché non è simpatico, specie in periodi di crisi come questo, come tu stesso hai notato, svolgere un'attività e non essere retribuiti. Sono stati anche, sì, sì, anche perché quando subentrano problemi di varia natura, sì, gli imprevisti ti raggiungono e io anzi, se posso ringraziarli, tra virgolette, li ringrazio per il fatto di avere messo in campo questa protesta nel periodo, se vogliamo, anche tra virgolette, più indicato, visto che a conti fatti nel mese di marzo di partite se ne giocheranno soltanto due, perché a Pasqua siamo fermi di nuovo. Detto ciò, purtroppo una stagione, specie in periodi ancora una volta delicati come questo, è il frutto di tante componenti. Prima fra tutte la serenità. Ormai le cifre faraoniche non girano più a questi livelli. Non girano più in Serie B, in Serie A, figuriamoci, nella quarta serie nazionale. La serenità è importante, il fatto di sapere che per le esigenze c'è una società che pensa a te, il fatto di potersi allenare su un campo che non è rovinato, il fatto di, mi riferisco al comunicato fatto girare dai calciatori, non avere problemi di logistica, sono componenti, non è che le diciamo noi. Le sostengono quelli che dall'interno quella triste realtà la vivono, cioè non siamo noi faziosi, sono gli stessi addetti ai lavori che mettono in risalto quello che magari è il segreto di Pulcinella. Allora io credo che bene faremmo, specie alla vigilia di una partita delicata come quella con il Picerno, dove se vinciamo ci siamo levati davanti alla terza squadra, perché è fondamentale, è uno snodo fondamentale. Te ne levi davanti tre se vinci domenica, se vinci domani. Bene, penso che sia anche salutare, allora dire bene, facciamo gruppo, stringiamoci, uniamoci, raggiungiamo l'obiettivo. Cioè è utile veramente fare un bagno di umiltà, beh, affrontare i problemi e cercare di sfangarla prima possibile, perché altrimenti qui si rischia veramente. Poi a bocce ferme, sono ragionamenti che si fanno a bocce ferme, ammesso e non concesso che poi chi di dovere metta in atto la strategia della exit strategy, quindi chiudiamo addirittura il sipario prima della fine della stagione, ci auguriamo che non si arrivi a tanto, insomma, alla fine. Però voglio dire, per ora è il momento soltanto di concentrarsi e sperando che insomma i calciatori tirino fuori la partita che serve, perché il Picerno è veramente forte, questo Picerno. Ci fermiamo, non ci lasciate, perché dobbiamo parlarvi della giornata, degli importanti incontri che ci sono, prima fra tutti Fondi Virtus Francavilla, ma poi Michele già sta anticipando quanto è importante, ma quanto sarà pure difficile giocare contro una delle squadre più in salute del momento, che è appunto il Picerno. Non ci lasciate, a soltanto qualche istante per consigliarvi qualche spot pubblicitario. Hai bisogno di lavorazioni di ferro battuto per cancelli, recinzioni e serramenti? Sergio Faccio Russo, il nome e l'officina giusta per non avere rimpianti. Precisione e competenze a Manfredonia. Telefono 338 8962300. Problemi all'impianto del gas, al camino, alla stufa a pelle, al condizionatore? Salvatore De Michele, la soluzione sicura e tempestiva. Recati presso la sede in via Aldo Moro 39 a Manfredonia. O chiamalo al 368-3432-022 anche per la verifica all'impianto prevista dal regolamento comunale. La serietà, la puntualità e la competenza. Elvio Colletta, agente procuratore di Unipol SAI.
Assicurazioni a Manfredonia, in via Santa Restituta 1. Recapiti telefonici direttamente allo 0884 583923 e 349 403120. Elvio Colletta, il tuo agente di fiducia.